Amiche e amici del trucco permanente, vedo tribali ovunque, tribali, tribali, tribali ovunque, ma sono furbi, anzi sono furbe, perché? Perché hanno capito che basta chiamarlo in un altro modo e la gente non ci crede più, la gente penserà che è qualcos'altro, hanno dato un altro nome alla stessa cosa. Ecco, tribali, una volta, beh, per chi non lo sapesse, il tribale era quando si facevano le sopracciglia tutte piene, no? Tutte piene dello stesso colore, molto scure, molto marcate. E adesso basta guardare online, Facebook, Instagram, si vede la stessa identica cosa, mascherata da cosa? Non dall'estetica, ma mascherata da un nome diverso. Perché adesso si sono inventati certe sfumature, eh? Certe sfumature. Ok, prima piccola parentesi, poi ci facciamo una risata. Il corso dei piccoli tatuaggi è andato molto bene, vi è piaciuto molto. Ci sono ancora due posti a disposizione, ragazzi. Due posti ci sono. Allora, il 13 e il 14 novembre abbiamo ancora due posti per imparare a fare piccoli tatuaggi che, come dico sempre, è il modo migliore per riempirsi l'agenda. Attenzione, poi non dite che non ve l'avevo detto, perché poi quando venite a fare il corso vi riempite l'agenda, ecco, e mi dite: Stefano, non so più come fare, lavoro troppo. Fidatevi che è così, fidatevi che è così. Ma torniamo ai nostri tribali. Allora, dicevo, praticamente. Ho appena ricevuto una telefonata, ho chiuso. Dicevo, praticamente, vediamo questi mallopponi scuri, scuri, proprio brutti, 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 che però sono appena, appena, appena lievemente sfumati nella parte davanti qui, o magari appena, appena un pochino sopra, ecco, e vengono chiamati sfumature, vengono chiamati sfumature. La chiamano Stardust, Velour, Pixel, ci danno tutti questi nomi qui, questi nomi qui. Ecco, io vi svelo un segreto, perché lo sapete che non ci sono segreti, il segreto è che non ci sono segreti. Allora vi dico questo: un riempimento, perché il tribale è un riempimento, fatto con un ago da 5, da 3 o da 1, sempre riempimento resta. Sempre riempimento resta, anche perché questi lavori fatti subito, messa la foto velocemente su Instagram, hanno una certa, un certo non so che, di carino, anche di bello, insomma, graficamente possono funzionare, a parte che tanti sono dei malloppazzi giganti, no? Ma poi se voi guardate lo stesso lavoro a distanza di un paio di mesi, bene, è un tribale a tutti gli effetti, perché effettivamente è stato riempita, la zona è stata riempita. Come si faceva una volta, con, diciamo così, l'ammodernamento, che almeno quello, almeno quello, che non si fa più il contorno, non si fa più il bordo. Alcune persone comunque lo fanno per avere per non perdere la traccia, e che poi si vede, e poi si vede. E io che ricevo i lavori fatti da altri, li vedo, li sgamo subito. Quindi tribali, non chiamateli con altri nomi, non prendiamoci in giro, è un riempimento, è un tribale. Poi voi gli date tutti i nomi commerciali che volete: Velour, Pixel, pipiribì, tutte le schifezze, tutti i nomi commerciali che non vogliono dire nulla. Alla fine dei conti è un, come si dice a Genova, belindi tribale, ok? Sì, ma perché è proprio quello, ma non c'è nessun problema, per carità. Oh, attenzione, con questo non voglio dire che non si possano fare delle belle sfumature. Certo che si possono fare. Ma sono tutt'altro di quello che si vede lì. Sono tutt'altro. Ciao Eleonora, vedo che sei online, anche Deborah. Ciao Deborah. Dicevo, si possono fare delle belle sfumature, ma una sfumatura per essere tale deve iniziare scura e finire morbida, no? In una o in due direzioni. Questo è un argomento che io tratto nei corsi avanzati. Allora sì, va bene, ma quando vedete quei mallopazzi scuri e poi sotto scrivono sfumatura velour, sfumatura stardust, poi ne infilano altri nomi, adesso mi vengono in mente solo questi, ma ce ne sono tantissimi, perché io, ogni scuola si è inventata un nome. Tra l'altro, questa roba della gente che si inventa i nomi delle tecniche è fantastico, cioè, come dire, la sfumatura è la cosa più vecchia del mondo, eppure se tu parli con queste scuole sembra che ognuno abbia inventato, lui o lei, soprattutto lei, perché sono quasi tutte donne,
Lei ha inventato la sfumatura, no? Ecco, quindi vabbè, è così. Niente, quindi tribali ovunque, chiamiamoli col loro nome, ma io ci farò una lezione di un'ora e rotti su questa cosa qui lunedì sera. Quindi lunedì prossimo, chi sarà in diretta, chi verrà a vedere la lezione in diretta su YouTube e su Facebook, ecco, si beccherà, farò vedere anche delle foto. Così quello che dico ve lo argomento anche, perché qualcuno potrebbe dire: oh, ma Stefano Strano non sa niente, no, non sa niente, sono una vita che faccio questo mestiere, però c'è ancora qualcuno che pensa che io non sappia niente. Giro il mondo a insegnare il trucco permanente, però qualcuno pensa ancora che io non sappia niente. Probabilmente sotto casa mia è così, vabbè, insomma, poco male. Lunedì, allora, io siccome vi spiego sempre tutto, lunedì sera vi aspetto alle ore 21. Perché vi farò vedere questi lavori che sono alla fine dei conti dei tribali della peggio specie mascherati da qualcos'altro, semplicemente cambiandogli il nome. E voi andate a fare i corsi dove vi spiegano quella cosa lì, tornate a casa e fate un tribale, che come si dice online, una cosa simpatica, il mio falegname con 20 euro lo faceva meglio. Ok? va bene, un video ironico, ma neanche più di tanto. Vi aspetto lunedì sera e vi aspetto anche il 13 e il 14 di novembre per imparare a fare i piccoli tatuaggi. Quello sì che è utile, quello sì che vi cambia la vita, quello sì che vi riempie l'agenda. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, noi dobbiamo lavorare e quello che ci serve è l'agenda piena. L'agenda piena. Non altre cose. Vi aspetto lunedì sera. Ciao dal vostro Stefano.